I carabinieri hanno dovuto rimuovere 6 cancellate metalliche per entrare nella roccaforte del clan camorristico Pesce Marfella nel quartiere di Pianura e compiere una serie di perquisizioni che hanno portato a un risultato impressionante. Una bomba a mano, 2 fucili mitragliatori da guerra AK-47, un fucile a pompa, 3 revolver, 3 pistole semiautomatiche, alcuni giubbotti antiproiettile, ma anche droga e numerose munizioni. C'era tutto questo nell'arsenale rinvenuto e sequestrato dagli uomini dell'arma della compagnia di Bagnoli nel corso di controlli operati proprio nel quartiere napoletano di Pianura. I militari hanno trovato le armi occultate in vari nascondigli e in una vettura in aree dei complessi di edilizia popolare della zona. In dettaglio sono stati trovati e sequestrati una bomba a mano difensiva M75, 2 fucili mitragliatori Kalashnikov con calcio ripiegabile, 5 caricatori con fucile a pompa calibro 12 con calcio tagliato, 3 pistole a tamburo calibro 357 Magnum, 3 semiautomatiche calibro 9 con matricola brasa, 4 giubbotti antiproiettile e 900 cartucce di vario calibro, con 2 silenziatori per semiautomatiche, ma anche 1,2 kg di marijuana in confezioni pronte per l'immissione sulle piazze di spaccio.